Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi, la Serie A chiude i battenti per l'inizio del Mondiale in Qatar. Appuntamento con la ripresa del campionato per gennaio 2023 quando le squadre torneranno per terminare il girone di andata. Momento di valutazioni per diversi club, pronti anche a cambiare guida tecnica per dare lo slancio alle proprie squadre. Sono molti i club che stanno valutando la posizione del proprio tecnico e in due sono pronti a cambiare per provare a salvare una stagione che sembra essersi messa male. Possibili quindi due esoneri nelle prossime ore con i nuovi allenatori che avrebbero due mesi circa per fare una nuova preparazione. Serie A, tre squadre in forte difficoltà in classifica, l'ultima giornata di Serie A, la quindicesima, hanno lasciato in eredità delle situazioni difficili in campionato. Le ultime tre in classifica sono ormai molto lontane dalle altre squadre che hanno fatto dei passi in avanti verso la salvezza. Verona, Sampdoria e Cremonese, rispettivamente con 5, 6 e 7 punti, vedono a forte rischio la propria posizione considerando il fatto che lo Spezia è a quota 13 ed il Lecce a 15. Momento difficile per le squadre con due panchine che sembrano essere a forte rischio e due allenatori che potrebbero saltare. Andiamo a vedere nel dettaglio chi rischia di perdere il posto. Esoneri in Serie A, Cremonese e Verona ci pensano. La sconfitta contro l'Empoli potrebbe costare caro ad Alvini che nelle prime 15 giornate di campionato non ha trovato un successo con i grigiorossi. Il pareggio contro il Milan nel turno infrasettimanale aveva rilanciato le quotazioni dell'allenatore, in grado di mettere in campo una squadra di ottimo livello, riuscendo a tenere testa ai campioni d'Italia in carica. Ora il KO contro i toscani potrebbe portare la dirigenza a cambiare tecnico per provare a rilanciare la squadra. Situazione difficile anche per il Verona di Bocchetti con il tecnico che ha collezionato solamente 6 sconfitte consecutive da quando è arrivato sulla panchina degli scaligeri. Da capire invece quale sarà la posizione di Stankovic che non è riuscito a far cambiare marcia alla Sampdoria da quando è arrivato sulla panchina dei blucerchiati. Salvo invece Gotti allo Spezia con il tecnico che ha trovato una vittoria importante contro il Verona con i Liguri che fanno un passo avanti netto in classifica. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.